abbiamo pure fatto un bel video dei flex, andiamo in tre posti tutti e tre diversi, in ogni posto paga uno di noi, una volta paga uno, una volta paga l'altro, dal pranzo alla seconda cena. Mo ragioniamo. Esci rettangolare, però sì. Esci rettangolare, flexiamo male, vabbè, ma tutti crudi, cioè se mangiamo tutta roba, capito, non è che t'abbotti, mangi bene, poca roba. Se può fa. C'è un problema, Fazzo. Che problema c'è? Zano è astemio. Che non lo so. Io ci ho provato ogni tanto a fargli bere una cazzata, una cosa, niente. Anzi, cioè, guarda, c'era un periodo, la corona. La coroncina, ma avvio, col limone. La corona, dici io. La coroncina con il limone, oppure vado a Coca-Cola. E manco un peroncino. No, la coroncina con limoncino, col limone lì, bello. Manca fa così. Ma tipo, io ci ho provato un bicchierino di vino. Non te dico, a me pure i cocktail, qua roba a me piace, anche perché non li posso bere, ho dei problemi allo stomaco. Però il vino lo posso bere, cioè, è buono quello. No, no, ma infatti niente cocktail, è birra e vino. A me il vino non mi piace proprio. È vero, l'ultima volta che ho bevuto una corona è arrivato il virus. Non sto scherzando. Calla. Ecco, appunto, allora, ok, zia, guarda. Va bene così. È successo davvero. Siamo sì, cazzi nostri. Ci ritroviamo... Terremoti. Terremoti. Onda anomala, anzio. non bisogna fargli fare cose nuove a Zano, sennò è... Porco Dio, però è una sentenza, te giuro, è una sentenza mondiale. Sono letteralmente le piaghe d'Egitto. Appena gli fa qualcosa di strano, boom, er panico. Qualcosa fuori dagli schemi, sì, deve succedere qualcosa, sennò è finita. Bello, vacci, cazzi, guarda. La prossima volta mi bevo la peroni, è il peronivirus. Ma io sta cosa che comunque avere Zano la mattina sveglia alle 9:30 pronto per girare un video per strada, che era tipo un evento clamoroso, mica l'avevo capita, cioè io nel senso pensavo... No, è un evento non raro, di più. C'avevo pure gli orari quelli sfanculati al massimo, mo sto un po' meglio a orari, mo... Io non so se lo sapevi quando ho fatto il video con te... Che stava in after, letteralmente. Sì, ma ha detto, però non credevo fosse, capito, questa cosa leggendaria. No, così, è vero. Se no, ma sarei goduta pure molto di più. Mo quindi praticamente sarà tutto così, tutto storto. Sarà una tarantella massima, quindi riportarlo fuori da casa un'altra volta. Ho vissuto tatuaggi con un'ora di sonno. Tatuaggio di 6 ore con un'ora di sonno, ma è bello. Mamma mia. Sono tranci da Anakin. Sì. Mamma mia. Ho fatto tutto un tatuaggio questo qui sulla gamba, Franchi. Questo qua tipo 6 ore di tatuaggio. E mi ha accompagnato che poraccio, lui si trova tatuato tipo una cazzata sì, sul collo. È qua, questo. L'XVI sul collo. Ci ha messo tipo 10 minuti, però prima si è tancato 6 ore di tatuaggio. 6 ore di tatuaggio di gamba. Sul divano così in coma. A vedermi Love Death Robots. Abbiamo visto tipo 2 stagioni quel giorno. Porco due, tutto abbiamo visto. Vabbè, Fazio, però allora si è dimostrato un amico vero? No, assolutamente, su questo. Poi, e se siamo mangiati pure una roba interessante, Franchi, se siamo mangiati quel giorno. Siamo presi dei burgers. Burger. Che palle questo burger. Era malaccio, dai, ci stava. 8:30 pieno burgers, Franchi, non cappare. Cappiz. Hai cappato nel video, hai cappato, 6:30 a burger. Ma cappato, dai. No, era cappata, Franchi. Ma mica gli ho detto che fa, t'ho detto che fa schifo, però 6:30, cioè... 6:30, dai, al Mac. Oh, azzà, te sta pure... No, non ho detto una cazzetta, te sta vicino casa. Magari. Allora, fast food, devi provare BFR. Che è BFR? Allora, magna del panino a BFR e poi ne riparliamo. Ma sta lontano, è il primo video che hai fatto, vero? Sì. No, l'ho visto, morì, era un bel panino, era. Porca troia, fa 6 euro. Si girano gli occhi. Ma non ce l'ho. Non ti arriva, non arriva. Non arriva, è lontano. E poi perché... 10 volte peggio, qualsiasi cosa. Però l'hai mangiato California Cookhouse? Buono, no? Ci ho preso un paio di volte, tanta roba. È meglio dei burgers? Sì, no, meglio. Meglio, ovviamente pure del Mac, cioè la crema.
Però se allora a California Cookhouse gli dai 8, 8 e mezzo, non puoi dare lo stesso voto a Burgers. Sì, ma i patatini erano una merda di California Cookhouse. Vabbè, ma i patatini e sti robe sono tutte in vomito. Esatto. Quelle del Mac sono siumiche, fritte nell'olio di 800 fritture. Ho detto, no, è gioco da... Ah sì, le patatine del Mac sono gioco d'azzardo. Cioè, tu devi averci il culo che le ordini quando hanno cambiato l'olio e te escono de Cristo. In quel momento. Io avevo trovato l'orario buggato, 1:30 di notte. Cioè, mi davano sempre le patatine buone, sempre. Però non voglio fare il vecchio, voglio solo riportare delle esperienze. Vi giuro su Dio, regà, che quando ero pischello io le patatine del Mac erano sempre buone. Davvero? Sempre. Erano le patatine del Mac, erano le patatine più buone fritte che ci stavano in circolazione. Erano buone davvero. Erano buone vere. Sempre crocchianti, salata al punto giusto, con la chimica giusta. Non si spiega questa cosa negli anni. Ma di che anni stai a parlare? Lo 90? No, vabbè, io il Mac l'ho mangiato fino a che c'avevo 22-23 anni, quindi una ventina d'anni fa, quindi primi 2000. 2000. 2000, 2001, 2002. E che cazzo. È diventato un vomito. Voglio dire, boh, manco stiamo a parlare dell'anteguerra, stiamo a parlare un sacco d'anni fa, però manco dell'anteguerra. Perché in 15 anni è decaduto così tanto? Come i cornetti Argida o i Magnum. Oh, quello sai, ci ho fatto caso. Il Magnum era una sleppa immensa, mo so così. Ne stavo a parlare l'altro giorno con Rebecca. Sì, è vero, ne stavo a parlare con Rebecca l'altro giorno. E tutti i gelati Algida, tipo, sono diventati molto più piccoli. Molto più piccoli e molto meno buoni. E te dirò più. Altra cosa che io mi ricordo perfettamente e nitidamente, tutti i biscotti della Gentilini. Raga, quando ero piscallo io, i biscotti della Gentilini ti si rigiravano gli occhi. Adesso non sanno di niente. Ma che dici? Cioè, sarà per le produzioni, perché ormai intanto campano col nome e non gliene frega un cazzo. Marketing, quindi rifanno il packaging, lo fanno più accattivante, più per il mainstream. E la qualità, diciamo, probabilmente mettono meno roba all'interno, nell'impasto. Sì, 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 sicuro. Cioè, io mi ricordo i novellini da Argentini che erano pieni di miele, erano proprio buoni. Vero. Adesso non sanno di niente. Mettono meno miele, risparmiano, tirano. Mio zio ci lavorava a Gentilini, infatti ci dava sempre, sempre biscotti, pacchi dei biscotti e stavamo, cioè al tempo erano buonissimi. Buonissimi. Invece sono decaduti pure quelli. Ma ora mi sono comprato l'altro giorno al supermercato, ma ce l'ho qua in freezer, i cornetti Algida, per pacco dei cornetti Algida. Sono diventati così. A parte sono diventati più piccoli, ma molto. Non sanno niente. Ma sopra io mi ricordo che c'era tutta la mappazza di granella. Simon c'è un cazzo. Stanno due striscette di cioccolato con due granellini e poi tutta sta panna. Tutta panna. Che insate in cazzo. È vero. No, mi ricordo pure io. Quindi si può bestemmiare su questo canale Twitch? Come no, devi. Assolutamente sì. Porco Dio, si può dire. Certo, cioè, pure... mi è stata più per culo. Era presa per culo. Io ci ho fatto caso... ogni tanto io ancora mi piacciono tipo i cucciolone. Cucciolone, cazzo. Per cucciolone una volta era un terzo zabaglione, un terzo cioccolato e un terzo panna. Mo è 6 kg di panna che insate in cazzo, una striscetta di cioccolato e una lacrima di zabaglione. Bravo, cazzo. E le battute mi fanno più ride, dimolo. Le battute fanno schifo. Fanno proprio più ride le battute del cucciolone. Ma perché non c'è qualcuno che glielo dice? Ma questo che le fa le stampe, il proprietario della cucciolone. Ma non c'è là un figlio che gli dice, papà, sei un coglione, porco Dio. Cioè, papà, porco Dio, ti rendi conto che queste battute mi fanno cagare, fanno schifo al mio cazzo, cioè al mio cazzo mi fanno schifo. Ma perché non c'hanno un parente, un amico che non gli dice le cose come stanno? Vero, cazzo. Gli amici veri, i parenti si vedono in queste cose, no? Che le cose te le mando a dire, cerco di spiegartele. No, porco Dio, le battute sono una merda. Smettiamo di comprare i cuccioloni. I cuccioloni. Io vedo quelli tipo Der Conad, mo sono 1000x, non ci stanno battute, però almeno sono buoni. Sono buoni? No, c'è scritto un cazzo sopra. Meglio almeno. È giù. Bisogna smettere di comprare. Dobbiamo smettere in massa di comprare la roba, perché ci prendono per il culo. Ci vogliamo continuare a fare la roba. Vero, è così che funziona. Dai, no. Su. No, vero. Perché noi rompiamo il cazzo, però ci avemo poi, compriamo sempre.
e li compriamo e si mangiamo. Questi continuano a venne e ridono e fanno ah, coglioni. Fammi i soldi, guarda, ci mettiamo un centesimo da roba e ci mettiamo prima e fanno comunque i soldi. Esatto, ma ci frega proprio. Raga, cioè, ma poi le sottomarche, cioè le sottomarche sono cazzo underrated, cioè tutto quello allora, che ma sono proprio meglio sui, almeno sui gelati questi qui confezionati sono molto meglio. Ma poi cioè, te giuro, non ho visto proprio differenze, cioè tipo la sottomarca e costano la metà. Sì, costano la metà e non cambia un cazzo, tipo. O la Coca-Cola, tutto lo stesso packaging. No, porco Dio, io la devo distinguere. La Coca-Cola zero, me la fai nera la lattina. Io vero, devo capire che è zero. Perché se no ordino la pizza e ci sta la tipa che mi mette dentro la Coca-Cola. Io la volevo normale, quella si sbaglia. Perché c'è solo la scritta nera. E poi a persone gli arriva la Coca-Cola zero invece quella che è normale. Che fa schifo al cazzo. Che fa schifo al cazzo, no, che fa schifo al cazzo, non sono d'accordo. Però A me qua mi è capitato negli ordini della spesa che prendo i cosi da 6, da 6 bottiglie da 1,5 litri, e tu dici quando prendi la lattina ok, ma se mi danno 6 Coca-Cola zero da 1,5 litri, mamma mia, cioè, che poi non è che butti, cioè le bevi, però bestemmi tipo ogni giorno, cioè io per 2 settimane bestemmi ogni giorno. Ma te ordini 6 bottiglie di Coca-Cola tipo così quando ordini la magnazza? No, quando faccio proprio l'ordine della spesa. Ah, ok. Capito? E mi è capitato che se sbagliassero con la Coca-Cola zero, però con le bottiglie da 1,5 litri che... Mamma mia, quelle te da impetto. Da impetto. In petto proprio. Oh, vedi sul barcone che ci mette sì, il boom, boom, boom. Annaffio le piante con la Coca-Cola zero. Vabbè, ma che piante, avo. Porco Dio, il basilico delle becche, ecco che devo Eccoci fare. Eccoci qua. Oh, eccoci qui. Aia qua. Ecco cazzata fatta. Cioè, dopo vado a annaffiare. Io ma la pianta di basilico c'avevo de fuori. E la dico, bella, sta tutta in fondo. Poi un giorno ho acceso il condizionatore che il radiatore ci puntava sopra. E me sono scordato. Capire, ma io non l'annaffio. E il giorno dopo dovevo vedere come stava. Ma io non l'annaffio da una settimana. Stava tutta così, tutta ringrizzita, la merda. Come non hanno affidato una settimana, dai, che poi Rebecca ti si incula giustamente pure, cioè. Ah, ragazzi, cosa... cioè, ma faranno 45, una cosa mi ha chiesto, quella era, mi ha chiesto quello, mi ha chiesto, una cazzo ma che cosa? Per caso riesci ad annaffiare il basilico che se non muore fa troppo caldo? Come no, ma te pare, sempre il basilico. Mai fatto. Cioè, mo tu domani di corsa su Amazon Fresh ordina piantine del basilico. Basilico nuovo. No, che poi gli ha pure detto di basilico. La mia ragazza mi sta per lasciare. Oggi gli ha pure detto che gliel'ha fatto tipo su un vaso nuovo, tutta. Sì, perché il basilico andrebbe travasato quando lo compri, no? Beh, ma che cazzo sì. È buono a travasare. Madonna mia, già però. Vabbè, se lo fa, ce l'ho fatto io con il bonsai. Mi rifiuto a pensare che tu l'unica cosa che sai fare nella vita è giocare a FIFA, però, Te giuro, cioè... no, senza star troppo a girarci intorno, te lo giuro, è così. Non ho mai travasato niente. Mo sei un po' svegliato, Zano, una volta era pure peggio. Una volta era peggio, ma ero peggio, mo sono un po' più sveglio. No, vabbè, ma se me ci metto con impegno, tutorial su YouTube se fa. Io avevo travasato un bonsai, però è morto comunque. Quella là, Kizzy. Tanto guarda che le piante, se non c'è il pollice verde, se ne accorgono. Le piante percepiscono i sentimenti delle persone. Se sanno che non gliene frega un cazzo quando le annaffi, muoiono lo stesso. Cioè, io sono convinto di sta cosa. Quello di sicuro. Vabbè, ma quel bonsai che era morto, regà, era azzellato. Era puzzato. Stava in un punto strano, era impossibile da salvare. C'avevo tipo una stanza, io abitavo al tempo abitavo in una cosa tipo una specie di sottoscala, quindi empiava luce, ma come cazzo doveva campare? Ma hanno regalato sto bonsai, ma resti in peace. Sky Sport è durato poco. Invece il gatto sta ancora vivo, per fortuna. Gatto, sta a dormire. Comunque pensavo prima con TeamSpeak mi si sono illuminati gli occhi, pensavo non si usasse più TeamSpeak con l'avvento di Discord. No, noi siamo solo TeamSpeak. Cioè, TeamSpeak retaggio anni 2000 TeamSpeak, E noi usiamo sempre TeamSpeak perché col server chiuso eccetera, più che altro la qualità dell'audio di TeamSpeak è meglio di Discord. È migliore. Discord c'ha un audio più ovattato. Pensa, una volta si usava prima di TeamSpeak si usava Ventrilo. Che cazzo è Ventrilo?
sempre. Noi usavamo Skype. Noi al tempo usavamo Skype, conta. No, no, c'era per i gamer pro, c'era o TeamSpeak o Ventrilo. E c'era Ventrilo, che era quello che funzionava meglio. Guarda che la gente, poi la gente, franchino, lo sai che tu giocavi comunque, e giocavi a allora, so, aspetta, senza che io lo dimo, secondo me a che giocava franchino? Cioè, quali erano i giochi di punta di franchino? Io non lo so. Non lo so. Oh, regà, non mi tirate fuori casualate player, tipo. Io dico Street Fighter. Vediamo, qua dicono sì. Tutti FIFA, COD, Pac-Man, qualcuno te fa proprio fradeanti. Sono tutti più giovani dei 30 anni. Cookie Mama, vabbè, questa manda su. Beh, altri livelli. Non manco che cazzo è, raga. dopo così. Uno però mezzo ci si avvicina perché scrive World of Warcraft. Ma quello era per casualoni. Che giocavi a quello? MMORPG. Ah, le MMO belli. Da ultima per quest'una, per queste due, Vanguard, poi sono passato alle coreanate tipo Terra, Ion, poi mi rompevo il cazzo del PvE, quindi Massive PvP, Open World, Darkfall, Mortal Online, mi sono giocati tutti. Senti, sei un grande amico di Ciro, allora. Vero, infatti infatti avevo detto di Final Fantasy, che probabilmente è il migliore in circolazione adesso. Final Fantasy, io ho ancora la copia per la PlayStation 1. Ma sei, 1. Fa una chiacchiera con Franchino, ma sei. Invece te fa il verme in chat. Vieni, vieni. Lo conosci Masseo, Franchi? Io il Masseo lo conosco. Cazzo, Masseo, vieni, vai. Masseo, vieni, fa una chiacchiera, oh. Vi ha salutato Sor Franchino. State a fare le pippe su Discord. Basta che non mi insulta in chat, perché io lo conosco, insomma... No, no, ho scritto che Ion è devastante. Chiedi a Franchino se era Freeport su EQ2. Su EQ2. EQ2 è Everquest 2. Everquest 2, e chiede se eri... server, regà, eri di Freeport. I server con tutti i giochi che ho giocato era tosta, però... Aci, ma in bocca, oh, in bocca, in bocca, c'avevo due server differenti. Stiamo a fare una chiacchiera, appena volte fare una chiacchiera su ste cazzo di stream. Sta raidando, finisce tra un'ora, vabbè, niente. Eccolo il Masseo. Eccolo! Il Masseo! Il Masseo! Il Masseo! Mettere la cam, eh? Dai, metti la cam. La mettevi con le fighe e con noi no. Infatti sì, coglione. Ma c'ha ragione, belli. Capito. Siamo amici decennali, la gamma potrebbe pure accendere. Vabbè, però non siamo fighe, regà. Anzi, cioè, mo... Vabbè, con tutto il rispetto. Con tutto siamo il rispetto. Dei bei ragazzi. Dei ragazzi di Borgata. Non siamo bei ragazzi. Anzi, si può dire che forse il Masseo è, diciamo, è più bello tra di noi. Cioè... Il che la dice lunga. È effettivamente il più bello tra di noi, il Masseo. Cioè, però come... è eccessivamente bello il Masseo, quindi è difficile. Cerchiamo. Perché ti senti così basso, Masseo? Lo senti basso tu? Parla un po', Masseo. Perché probabilmente ho delle impostazioni voce... No, io lo sento umano. Io lo sento, te sento basso, fragico. Ti ho messo pure il volume a 104. Ah, mazzi, cazzo di 29. Non l'ho fatto apposta. Ma dove ce l'hai il microfono, scusa? No, io sento 10. Mettilo in gola un attimo e parlo a parlare. Sucare sempre. No, io sento basso un culo. È vero, sì, è vero. Un pelo basso. C'è delle impostazioni di merda, frate, per forza. È andata così, GG. Ti fai flamma così, Massa? Succare? Ti fai succare sempre. Così. Ti faccio flammare così? Sì, cazzo mi frega. Ah, vedi, contiamo un cazzo per lui. Hai capito? Non gliene frega niente. Ma non è vero, ma non è vero. Fixa sto microfono. Ma non so cosa devo mettere, meno o più, non mi ricordo più. No, meno. Ma metto meno 100, voglio vedere. Meno 100. Con le fighe ti sentivi sempre bene, perché con noi ti senti così di merda? Stava tutto hypato il porco. Stava tutto amori. Io è meglio che non apro mai i Discord in live, perché è pieno di chat strane.
particolari. Chissà con chi. Wonderhead, ragazzi, dei 30. È la prima volta in vita mia che alzo il volume al 200% tuo, ma se... non stai precando, dai. Cazzo, c'è. No, infatti, grazie, ma bello, bello. Ah, ti presento Franchino. Franchino è che ieri Franchino, perché in realtà si chiama Alessandro. Piacere mio, Massia. Ah, te Franchino ti chiami Alessandro. Sì, in teoria sì. Però pure la ragazza mia mi chiama Franchino ormai, quindi già non c'ho più. Ma perché Franchino allora? Questo è un lore che viene da Cicalone, è lui che me l'ha pioppato il nome di Franchino, perché com'è? È un personaggio della sua adolescenza, un noto parcheggiatore di una zona infima di Roma, immenso, grosso, energumeno, che prendeva la gente e la sollevava. Così. Madonna! Sì, faceva il parcheggiatore e lui doveva raccontare sta storia e io gli dissi, vabbè Cicalone, vieni in palestra da me. Che trovavamo un pugile mio da 90 kg che lo interpreta. Solo che quel giorno lui è venuto, però i pugili no. Quindi stava, ho toccato farlo a me. Te potevi chiamare a me, Franchi, ma che me vedi? Tipo, sollevavo quando te pare. Altezza te ci stai. Fisico, un po' manca il muscolo. Vabbè, ma poi però appena famo la palestra, si allenavamo insieme, ho detto al Franchino. Ma il Masseo è andato da Danny, no? Il Masseo si è stato esploso. Da Danny. Cioè, capito? Lui si è dato da fare, ti tocca pure a te, Zia. No, però Edo si allena pure privatamente, fa roba pure, cioè si è allenato pure da solo. Stiamo sotto un treno. Noi, in cazzo. Ma stai, fagli vedere bici. Aspetta. Noi salziamo, io mi sto allenando col gatto, conta 3 kg di gatto al sallo, quello è allenamento mio. Io che alzo le polemiche, io alzo giusto so Atena. Che comunque sono 30 kg comunque... di cane, sono 30 kg di cane. Butti via. La uso ogni morte di papa, per carità. È nato quell'altro. Guarda, no, che postazione. Hai capito? Cioè, questo è professionismo, regà. Mica male, minacce, e minacce di Lazzarin. Minacce, esatto. Minacce. Guarda quanta robetta. Minacce, è vero, lo ammetto. Quelle sono tante minacce. Ogni disco che sta lì è una minaccia. Tante minacce. Però grande, capito come sta chittato? Cosa bene, che dovrei fare pure io. Dovresti esattamente. Vabbè, ma nella nuova casa, cioè, quando ti fai casa nuova. Nella nuova casa c'entrano, però sto fuori, non sto dentro. Zaspe. In che senso? Farla fuori non è proprio una grande genialata. Capito? È perché dentro non c'ho spazio, fuori sì. Lo so, ma se non è coperta. La dovrei coprire. Si arrugginisce i cazzi. Potrei metterci i teloni, no? Ah, tipico. Se ci fai in gazebo qualcosa. Boh. Fa una specie di gazebo anche semiriscaldato. Mm-hmm. Perché comunque allenassi inverno il muscolo. Mamma si mia. Ah, ok. C'è un tapirulan. Così, vedete. C'è un tapirulan. Sono riuscito a ficcare dentro casa. Quello è il massimo che sono riuscito a mettere. Tapirulan usato ovviamente 3 volte, non di più. Impossibile usarlo più di 3 volte il tapirulan. Bellissimo. Allora, c'ho pure dei manubri da qualche parte, non so che fine hanno fatto. Sono svaniti. Diciamo che non siamo al massimo del fitness noi. Vabbè dai, siamo streamer, non ci abbiamo sta pretesa, dai. Siamo streamer che giocano. Che giocano, cioè siamo ball. Cioè non c'è la pretesa del muscolo qui. Però Tylerone, no? Streamer che gioca anche lui. Però fa League of Legends, cioè lì. Che vuol dire? Anzi, dipende dal content, cioè. Vorrei vedere Ratirl, che cazzo è, o Drutut. Saranno tutti per vederli. Però Massiao da quando si allena è molto più piano dei chat, Dici De Sorca? In che senso? Figa, no, sto parma, quella è un'altra motivazione arrivata poi negli anni. Dici da quando hai cosato i follower? Da quando hai allenato i follower su Instagram? Sono arrivata la figa. Non lo so, sai. Effettivamente non cuccavo prima. True. Che stai a giocare che vedo che sta smanetta? Monster Hunter. Maniaco, che maniaco, ragazzi. Il maniaco, guarda come sta tutto focussato. Ma scusa, perché cosa dovrei fare? Dovrei allenarmi, effettivamente. Oggi non mi sono allenato, ma perché ho male? Che male c'hai? Male da palestra, vera, però.
Copium. Da Palestra Vera. Qual è il mare da Palestra Vera? Ma requisito... Quando era? Sabato. Che vuol dire qui? Sabato mi ha requisito Luis. E mi fa, adesso vieni a allenarti con me. E t'ha bastonato. Porca troia, siamo abbastonato. Luis è grosso, zio. Lo so. Questa era tutto. Ma... programma di Andrea Presti, capito? È quello il cazzo pure. Il problema. Chi è Andrea Presti? Il programma di Andrea Presti, da allenato Luis, e sei vivo? Sono vivo. Ho risposto bene col corpo. Ma perché sai cosa? Sono andato da un chiropratico tipo 2 settimane fa. Mi sono fatto e t'ha scrocchiato tutto. Ma ha cambiato la mobilità, Pare l'ho visto storia, il video. Non l'ho fatto. No, l'Instagram, la storia che avevi fatto. Ah, sì, no, c'ho tutto il vlog, devo farlo montare. Vedete che vieni tutto accartocciato. A me quelli mi vedevo solo quelli con le sbucione. Nice. Sì, il sacro di Carlotta, le Madonne, quelle robe là. T'ha craccato tutto. Tutte belle sbucione che venivano messe. Mettiti a pecora un attimo, struc. E boom, quello e le scrocchiavano. Ottimo content. Ottimo grande content. Rilassante anche. Post sega era rilassante pure. Ma come post? Esatto. Vabbè, è ovvio. No, post. Post. Ma che cosa, lo post scrocchio o il video della sbuciona? No, lo scrocchio. Ah, ok. Vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti. Sì, no, però proseguiamo. Renzi, sto cazzo dei 29. Oddio, io non ringrazio i sub da 20 anni. Le tocca? No, non mi va. Che sbattone incredibile, dove va? Benvenuti e bentornati a tutti, ragazzi. Eccoci qua. Olè, risolto. Risolta così. Guerra, grazie risolta. A tutti. Grazie, amici. Ragazzi. Benvenuti, bentornati. Mi hai scammato, pezzo di merda. Mi hai scammato, bastardo. Ora levo subito l'abbonamento. Adesso ti fondo subito. Posso dire una cosa che da Twitcher magari uno non direbbe mai, invece a me me ne frega un cazzo, perché appunto faccio vai. Non ci sta proprio. Volete cambiare questa cazzo di pantomima dei ringraziamenti delle sub? È sottinteso sì. Il ringraziamento, cioè la gente si sabba, bella, dai. No, quello sì, però guarda, se fanno roder culo, Che si incazzano se non li ringrazi. Allora ti dico, di cambiare la mentalità di questa cosa. È ovvio che se uno continua tutti quanti gli streamer a ringraziare la gente, non si finisce più. Certo. E ci stanno alcuni di voi che diventano live dei ringraziamenti. Invece, bella, ragazzi, grazie, sono sottintesi, subate se volete, se no, no. Ma guarda, è vero. Allora, però ti dico, io personalmente molte volte, cioè non riesco comunque alla fine... Cioè gli so debitore, cioè una persona che supporta comunque, non ti dico che gli so debitore, però nel mio, cioè il mio inconscio è quello di dire no, vabbè, però grazie. Sì, grazie per avermi scelto, perché comunque una persona può sabbare da talmente tanti canali che se viene da te comunque, cioè per me è da ringraziamento. Cioè, ma io ti ringrazio con l'impegno, la costanza e la qualità del contenuto. No, vabbè, certo, ovviamente quello è, perché io comunque... Io è sabbo. Più un discorso legato al fatto che comunque poi si crea, magari con tante persone, che poi vedi sempre più mesi, si crea proprio anche un rapporto di famiglia, capito? Così, quasi d'affetto, visto che li vedi sempre in chat magari, quindi te vi è spontaneo ringraziarli. Poi sembra, infatti... dall'esterno, poi magari sembra che dici questo è una presa per culo, che sembra che sta sempre lì a dire... Grazie per il sub, Tizio e Caio. Grazie. Cioè, sembra tipo una cosa fatta e rifatta. Grazie certo. Per il sub, Stefano. Grazie per i 5 sub arrivati, Stefano. Grazie. Sì, Stefano. Grazie, sì, Stefano. Oh. Io dico bene, razzolo male, perché... Dico, grazie 700 volte al giorno per qualsiasi cosa alla gente in giro. Cioè, posso prendere un fazzoletto? Io sì, io pure. Quindi, le dico bene, razzolo male. Infatti, sarebbe proprio è una questione cosa caratteriale, lo sai. È caratteriale. Educazione, guarda pure, che allora, educata, streamer sì. Americani grossi. Ma se streamer americani non ti andava di ringraziare la gente. No, quello che dico è streamer americani grossi. Streamer americani grossi, anche grandi quanto me, perché lo dico, anche grandi quanto me, streamer americani non ringrazio. Zero. Sì, no, loro stanno tipo... No, chi ha più di 10.000 sub, streamer americani o anche poco meno, così in generale, non ringraziano mai. Mai.
E ci sta, perché comunque, cioè, come ragionamento è giusto. Una persona disabba perché? Perché comunque vuole supportarti, vuole evitarsi le pubblicità, perché col sub non vedi le pubblicità che partono. E comunque, cioè, non credo voglia la dedica, tipo, cioè, ci sono anche chi ti sabba con la dedica, cioè, che vuole, dice, mi saluti grande, oppure tipo, cioè, c'è chi ti sabba solo ed esclusivamente perché vuole fare la clip per farla vedere a scuola e far tiltare gli amici, cioè, capito? Però è il piccolo, dipende dalla community. Anche vabbè, Franchi, dammi sto sub. No, Franchi, no. A me ti hanno regalato, Franchi, mannaggia sto scroccone. Chi è che ti ha regalato? Chi è che ti ha regalato a te, Franchi? Non lo so, non mi ricordo, controllo, però... Grande, però, grande. Io sono un poveraccio. Ah, te ha regalato il gulag, il bruschettone, il ragazzo che mi vizia, mi regala una cifra d'abbonamenti, sto fischello. Un fratello. È grande, gulag, bruschetta. Axel, ma se sono stato Max, io, ah, è vero, è stato Axel. Sì, è il mio moderatore. Chiamalo anche Alex, se vuoi. Alex. Bene. Alex mi ha regalato l'abbonamento al tuo canale. Mio fratello Alex. Tutti Alessandro alla fine. Godo più subito. Belli, più potenti. I più famigerati, i più illogici. Godo ma subito. Sei dentro lo schermo. Quando un Catania criminale con Alex, cioè c'ho il moderatore che si chiama Axel, però se lo chiami Alex un po' sfaciola e rosica, che è palermitano, e quindi quando voglio farlo triggerare dico boh arancino, così che almeno rosica che non ho detto al femminile, lo chiamo Alex, cioè ho dei metodi per farlo triggerare che funzionano sempre. Però sì, a Catania è un bel content. No, Palermo. Catania, porco tu, gli viene un infarto, mo. Catania. A Catania, ma pure Palermo. Cioè, nel senso, comunque, la cucina regionale siciliana è tipo... Top. Tranquillamente da podio in Italia. Andato, cioè, io la metto sul podio. Cannoli criminali. Buoni cannoli, oh. Cosa sta dicendo? Ma che sei schifo! Ma vattene a fanculo. Senti come se la sganascia. Che cosa ti ha mandato? Robe brutte. Guarda come ride, porco Dio. Senti come sta ridere, ho 4 anni. E il pupetto. Che cazzo. Ma perché mi è venuta... Mi ha seguito. Una roba dai motto del no, beh. Dici forse era meglio una foto delle palle. Sì. No. Sì. Capirei, me ne ha mandate poche, che no, puttana Eva. Cristo, se apro la mia galleria in pubblico, cioè rischio di vedere il tuo culo, le tue palle. Mi hai mandato pure il cazzo che balla, cioè non lo so. Cristo, c'ho qualsiasi cosa ormai sul telefono e poi non lo elimino perché sono coglione. Perché mi scordo, ogni tanto apro il telefono e mi ritrovo le palle. Noi siamo l'OnlyFans privato del Masseo, letteralmente. Ah, ma attenzione comunque, perché non so se è stato clippato, ma io mi ricordo uno Zano che prometteva elicottero col cazzo se la Roma prendeva Dybala. Però deve tenere pure Zaniolo. Attenzione. Bisogna tenere anche Zaniolo. Attenzione, perché qui c'è un elicottero con il cazzo promesso. Ma tu lo sai che l'anno scorso, Franchi, l'anno scorso io l'ho fatto con Mourinho. Cioè, io considero che 2 settimane prima dell'arrivo di Mourinho dissi: faccio l'elicottero se arriva Mourinho alla Roma. Non l'ho fatto. Non l'hai fatto? No, ovviamente no. Ce l'hai con Dybala. Dybala e Zaniolo. Se teniamo pure Zaniolo. A settembre, forse. No, io ero presente e non hai detto Zaniolo. No. L'hai detto dopo, hai detto sì. No, ho detto presente. Anche Zaniolo. Sei stato clippato, sì. Cioè, un falso. Uscite la clip. Debito d'onore, eh? Got in 4K. Ma sa cazzo del sub. La clip c'è. Controllala. E oh, cazzo, è finita. Anzi, Zaniolo che vede la clip, 2 punti, ok, non ci sono dubbi, devo restare a Roma adesso. Eccolo, promessa dell'elicottero 2.0, già è stata fatta. Allora, regà, se Zaniolo resta, se Zaniolo resta e prendiamo Dybala, elicottero. Ma Dybala l'hai preso?
Zaniolo molto probabilmente resta. Comincia. Sono pronto. Comincia a registrare. Sono pronto a tirar fuori il cazzo. No, però con le mutande, regà. Mutande. Anche perché col cazzo, no, veramente poi è tragico. Eh no, beh, credo proprio. Sì, no. Quello a pagamento, sì, quello a pagamento poi in caso. No, no, me l'avevo detto. Le mutande. I boxer leopardati. Così almeno esce anche una roba sexy. C'ho dei boxer leopardati pronti da utilizzare. Una roba sexy, bello. Ci siamo. Siamo pronti. Su OnlyFans senza censure. Apprezzerei. Vedi, allora, ieri stavamo parlando di un argomento, regà, che mo ve lo faccio anche a voi. Voglio sentire pure l'argomentazione, tipo se Franchino c'ha qualche pensiero a riguardo. Ieri stavamo parlando di Dennis Dosio che si mette la patatina nel culo. E la gente, lo conosci? La patatina? Allora, si è messo una patatina del Mac nel culo. Hai strusciato le patate del Mac tra le chiappe, sì. Esatto, pure tu hai visto il video, Masseve? No, non l'ho visto il video, ma come no? Io sì, cazzo! Com'è, sì, vabbè, ma non sai, certo. Spero che non si sia infilato la patata nel culo. No, anche no! Si spappola, come fa? No, l'ha strusciato. Allora, quello di cui stavamo parlando era... Cioè, tu, Franchi, pagheresti per vedere me strusciarmi le patatine del Mac tra le chiappe? Sì o no? Sì. Viene da vomitare, dai, Cristo. Dici già, fammi una patatina non del Mac, bene. Che se no porco due qui è peggio. Una patatina fatta in casa. Una non del laboratorio. Ma me la struscio, vomitevole. Non me la infilo, me la struscio. Ah, guai, besti, cazzo. Sarebbe vomitevole anche guardarti l'ano, che cazzo di... Cioè, sarebbe vomitevole anche guardarti quell'anetto lì, raggrinzito. Porco due, senza le chiappe, io c'ho solo il buco, cioè io non c'ho le chiappe, io c'ho il buco. Sono piatto e c'ho il buco, poi, capito? La patatina... Che si struscia lì, invece... Ah, finito. Brividi. Vabbè, quindi ok, tu non lo faresti. Però ma molti io lo farei a pagamento. Cioè, se tu mi pagassi, okay, profumatamente, cioè, io ti dovrei pagare per guardarlo. Io ti dovrei pagare per guardare il video. Tu mi paghi, io guardo se vuoi. Guarda, però che qui in chat la metà lo pagherebbe un video del genere. Cioè, lo pagherebbe nel senso pagherebbe per vederlo. Vabbè, ma sono gli stessi che se vanno a fare le pippette dentro i cimiteri la notte, regà. Cioè, sono loro. Cazzo. Non è altra gente. Cioè, non è Fazzone, non so io, non è Masseo. Sono quelli che vanno dentro i cimiteri la notte. Ma io pagherei per il meme. Come si dice? Tu pagheresti per la scienza. Supporteresti per la scienza, ma se. Supporterei il mio amico, certo. È un progetto nuovo. Per grazie, il meme, apprezzo. Sicuramente non mi ci segherei sopra. Quello no, vabbè, quello no, quello è improbabile, dai. Ma non lo farei io, fortunatamente. Al momento non ho ancora bisogno di soldi. Poi, però, in futuro non si sa mai. Ma potrebbe arrivare quel giorno. Che ho sempre detto, lascio aperta la porta per un eventuale. Guarda che sì, io ho detto, un OnlyFans di solo piedi nostri andrebbe de Cristo pure. A parte che tu c'hai pure anche il piede. Che vuol dire? Io? C'ho il piede bello? O grosso? No, il mio piede c'hai. Ah, c'ho il tuo piede. Il tuo piede è una hit, brother. Tu hai un piedi. Gran piede, ma se... Cioè, io che il piede maschile lo disgusto... Perché il piede maschile il 99% delle volte è disgustoso. Regà, il Masseo... che se sta a sentire. No, anzi... il Masseo ha un piede pulito, curato, preciso. Bel piede. Bravo, bel Masseo, piede. Cazzo, bravo. Guarda che qua è dedizione, eh. È dedizione, la pulizia del piede così, eh. Ma va fatta, cazzo. Cioè, io pretendo un bel piede da parte di una donna nella mia bocca. Quindi... E tu quindi dai comunque in cambio un bel piede. In cambio c'è un bel piede. Bravo. Capito? Anche se non è apprezzato. Hanno comunque... 7000 persone solo sulla live di Zano, poi sulle loro non lo so neanche. E sono felici di ascoltare i discorsi sull'ano di Franchino. Sono abituati, dai. Abbiamo parlato di peggio, di schifezze peggiori. Sono abituati, però anzi no, ragazzi, cioè io per il piede del Masseo, cioè...
pagherei, sì. Anzi, se dovessi mai fare un coso, io sponsorizzo il tuo OnlyFans. Bomba, mi fa piacere questa cosa. Senza ombra di dubbio, raga. Top, raga, secondo me OnlyFans alla fine va bene, cioè ci sta. Se c'è gente disposta a pagare, so cazzi loro, cioè certo. Nel senso, sono disposti a pagare per vedere determinate cose, cioè so cazzi loro. Ben venga. Your money and that's it. No, no, ma infatti è giustissimo, cioè per me è normale che sia così, cioè... È giusto che io ti dia la scelta che tu voglia spendere i soldi in quella maniera. No, ma via, io vengo da Live Jasmine, dai miei tempi, è comunque un sito di cam interessante dove... Sì, io sto in coma da carboidrato, ma le O sulla maglia sono rotoli di carta igienica? No, no, sono tipo delle O, è una maglietta carina che mi ha spedito l'EA, guarda dietro. No, io fino a mo' ero convinto che erano tutti buci de culo. Cazzo, no, continuo a vedere così, ok, ma hai convinto, va bene. Buci de culo, non vedo. Va bene. Mi sto tutto un coma di sti pezzetti di pizza, sto tipo così lesso. Ma che cazzo c'ha sulla maglia? Sono andato morto. Ma sì, io sono d'accordo, anche perché c'è... Tipo ieri pure Ciro scrisse una roba, tipo dice, brother, ma basta che scrivi, cioè, tits su Google. No, perché tu in quel momento puoi vedere quelle tits, che poi sono diverse dalle tits randomiche che trovi di X persona. Sì. No, no, Axel, vaffanculo, diettelo quel link. Franchi, non aprire il link che ha messo Axel taggando me, per favore, che è una roba tipo scary. Che ieri mi ci hanno già fregato. No, no, la cosa di ieri è ancora... No, ma oddio. Io la clicco, che cos'è? No, non la cliccare. Non la cliccare, dico. Io la clicco. Ma sei arrogante nel click. Cliccalo, Franchi, dai, vedi, veditelo, Franchi, veditelo. No, no, non è una creepypasta, che cos'è? No, è una roba che è con lo strillo che te fa caca sotto e va. Vabbè, però se lo sai non ti fa cagare sotto. Il problema è quando te lo linkano alle 3 di mattina che stai con la bava alla bocca e non te l'aspetti. Questo. Ma rompe solo i coglioni. Pensa Prillo che te lo linka Zano. Pensa Prillo che non lo sai. Beh, adesso che non lo sai. Che te lo linka Zano alle 3 di mattina e te stai a fare il torneo di Peggle che stai così. Stai così a giocare con la bava alla bocca. L'ha fatto? E te... Sì, ieri ci sono le clip, sono bellissime. Però è stato. Mi fa ancora male al braccio sinistro. Perché è un rip della Madonna. È una rottura di coglioni. Ma lo sa, Franchino, che Zano e Masseo hanno hit nel repertorio. Davvero, Franchino, non so se hai sentito la canzone del Masseo, che è l'ultima, no, che è fresca, comunque appena uscita di recente. No, mi manca. Cioè, nel senso, io conosco le tue di hit, ma non quelle del Massimo. Il Massimo l'ha droppata. L'ha droppata poco tempo fa. Dagli un ascolto poi quando vuoi che ti diverti. È una roba proprio alla Massimo. È regolare che glielo do. Tutto no, per favore, non ascoltare, please. Io dico, no, mi vergogno. No, mi vergogno. Veramente mi cringe, onestamente. Perché? Tu hai fatto non lo uscire. So, non lo so, perché non lo so. E quando la dovrai fare live, invece? Eh no, là è diversa la cosa, là è diversa. Mo vedi però qualche due con l'ansione al collo. No, io onestamente non vedo l'ora che succeda. Tu sei una bella bestia alla palco, mi ci gioco le palle, tu sei forte. Voglio vedere. Tutte sbucione che twercano. Mettersi alla prova anche, no? In una nuova avventura pazza, è quello che ha voglia, sta. Un bel progetto, è il 23, cazzo. È il 23. Dove? A Cervia, al King di Cervia. Dove cazzo sta Cervia? È sopra Rimini, in Emilia. Ah, ok. Scusa, io, è più di un'ora e mezza di macchina. Quindi sì, più di un'ora e mezza. Però in treno ci arrivo. Impossibile andare. No, io ho detto, se porco due se lo fa a Roma oppure dintorni, cazzo, ci si va, si va a fare bordello, zio cane. Roma e dintorni, il quartiere. Trovi una datina a Roma o fuori Roma. Ho visto ultimamente Emis è stato vicino San Cesario, tra l'altro, poi è stato vicino San Cesario, quindi comunque attaccato pure al Fazzone, cioè. L'ho beccato l'altro giorno, Come attaccato al Fazzone? È vicino da te,
Sta vicino a te. Sì, sta tipo a 10 minuti da te, un quarto d'ora. Ma che è un paese su De Mare, San Cesario. È stato a Valmontone, sta accanto a San Cesario, Valmontone. Ah, ok, Valmontone sì, non sta troppo lontano. Sì, sta molto vicino a te, quindi in realtà... Cioè, se riesci a trovare una data pure in un luogo lì... Pog. Valmontone è grande outlet, c'è sta. Così. Dove vive Moon? Sì, sì, lo so. Dove vive Bibro? Cazzo, che si va a fa bordello. Vabbè, Franchino in realtà ha gusti musicali, anche tu, però tu sei rap old school, bello. Sì, prevalentemente quello, sì. Però diciamo che sono andato a blocchi nella vita, a periodi in blocco, ho avuto tante fasi. Nuova poi... scuola? Ti piace, che ti piace dalla scuola nuova, di quelli magari più moderni, che ne so, tipo ti faccio un Da Supreme per dire, che sicuramente conosci, qualcosa hai sentito. Sì, a voglia, per carità, mi sento, me li ascolto, ma me li ascolto pure tanto, però non riesco a trovare quel brano che poi ci sto particolarmente in fissa, ecco. Tu che cerchi la poesia, nel pezzo. Ma no, non c'è... La realtà... Sì, forse. C'è sta. C'è sta Marra. Vabbè, Marra, cazzo, non lo considero nuova scuola. Marrakesh, porco zio, è l'età giusta. Sì, cioè, ci sono cresciuto io. Franchino è più da Goso. Come cazzo si chiama? Mi è il nome, mo. Franchino D'Anno mi ha detto, poi Lucci, Camilo Sur, Fomento, Broke Speakers, Truce Clan. Truce Clan, sono tutte persone, tutta gente che ci siamo cresciuti. A voglia. Sono quelli. Però ecco, diciamo, ultimo concerto che mi sono fatto 2 settimane fa, quello di Suarez. Suarez e il Turco. Reppone, concerto di Cristo. Ci saranno state forse 500 persone, forse. Vabbè, manco male, però. Scusa. Grandata, cioè. Comunque, tipo, io non lo conoscevo. Chi è Suarez? No. Mazza, spigno. Cioè, te sei il pistolero. Il pistolero. Sentata rap. Ti sei sentito qualcosa di Suarez? No, ancora no, frate, porco Dio. So coglione. Però ho visto le storie, tue, quindi comunque qualcosa c'era dalle storie. Sì. Era la serata del compleanno pure del Turco, c'è stato pure il Danno, c'è stato un sacco di gente. Con due. Madonna, Danno, mamma mia. E io ero un ragazzino, cazzo. Vabbè, Danno ancora poi età, cioè nel senso... Che... Ercicoria, grande Ercicoria. Ercicoria. Ieri c'è stato Gemello in chat. Dai. Gemellone, grande gemello. Mio fratello di League of Legends. Cazzo, pazzo. Mi sei messo a tena, regà, porco due. Poi per esempio Love Gang ascolto, Love Gang ci sta, figo. Love Gang mi sento, cioè comunque sono cose che mi sento durante la giornata o in macchina, ce l'ho in playlist, ecco. Americani o stranieri, c'è qualcuno che... Americani sono molto legati alla vecchia scuola. Ok. Roba proprio vecchia, tipo... Vabbè, sì. Tipo Tupac, cazzo ne so, roba proprio pesante. Sì, però, ecco, proprio Tupac no, però insomma... Ice Cube, Wu-Tang. Belli. Comunque sì, Public Enemy, Redman, Method Man... Porco Dio. Proprio lo G serio americano. Biggie. 50, vabbè, 50 Cent, sì, dai, 50 Cent, de manate, the game. 50 Cent è già, capito, roba... Già più da, nuovo. Più da afroamericani, neri, collanone, macchine ammortizzate, mignottoni. Roba, capito? Più club, dici, più... Esatto. Ok. Per me, aspetta. Dici, forse troppo, dai, troppo, no. Buono, cioè, allora, 50 Cent è sempre stato abbastanza gangsta, però c'è, cioè, è più club, è più gangsta mainstream, tipo 50. Magari non agli inizi, però comunque lui è scoppiato con, boh, in da club, roba del genere.
Inda Club. Poi ormai ci hanno iniziato a averci pure. Ci hanno tanti anni. Calcola che per me, cioè, ma per me, ma non lo dico solo io, cioè, per tanti rapper e anche rapper vecchi, giovani, de tutti gli anni, cioè, il rap, cioè, il disco rap. Quello degli EPMD, che è praticamente è l'acronimo di Eric and Parrish Making Dollars, ok? MD, e loro hanno fatto tutti gli album Making Money, Back to Business, insomma tutto, dove diciamo che il focus è quello, il filo conduttore era quello dei soldi, e diciamo che il brano riconosceva tutti come il rap è da Joint degli EPMD. Sentitelo. Ok. Vai. Qualche anni è? 90. Ma sconvolto nel frattempo. È deficiente questo. Anni 90 proprio. Vabbè. Beh. Come 99. Se ti un altro albumone che secondo me va ascoltato è Monkey Bars di Sean Price. Ok. Vai. Ecco. Vai. Bello. Io sta roba non so un cazzo, sta tutto così, ascolto. Te senti sta roba e diciamo capisci qual è lo stile per il quale io sto un fissa. Okay. Poi per carità, mi sembra. Vabbè, poi ti senti tutto. Ti piace The Weeknd, ti piace? Eh? The Weeknd, ti piace? Sì, sì. Cazzo, dai, raga, porco Dio. Ma chi è che giusto a quel coglione il mod mio non gli piace The Weeknd, zio cane? Il paperone Monkey Bars dice uguale Bibbia. questa è la roba che non ho mai sentito. È roba... Proprio poca di roba. Anno, di che anno è sta roba qua? 90, è la generazione prima della nostra. Lo so di, però se poi dove cerco, allora... aspetta, molto lo dico. Sempre io nel frattempo con la musica. Considera che gli EPMD hanno cominciato nell'86 e sono ancora in attività, quindi Madonna. La Joint è del 97. Io c'avevo un anno. Ed è il brano che sta in Back in Business. Poi appunto hanno fatto Strictly Business, Back in Business, Strictly Business nell'88, Back in Business nel 97, Unfinished Business nell'89 e Out of Business nel 99. Che è vero, è solo business. Tutti sì, hanno fatto questi quattro album loro. Solo business. E che appunto, giocatori. Giocatorissimi. E sentiti la roba perché è veramente roba forte. È veramente roba forte. Invece Monkey Bars di Sean Price. Io ho 15 anni e mi ascolto la stessa musica del Franchino. Non è da tutti, eh. Sei un grande. No. Non è da tutti, frate. Di quando è Monkey Bars esattamente? Non ce lo dice? Mi sa che me l'hanno scritto 2000-2001 Monkey Bars. Sì, primi 2000. Lo volevo vedere esattamente, ma non lo trovo. Se intrecciano gli occhi, poi se le casta un vecchia, quindi praticamente non leggo più la sera. Ti servono occhiali? Cazzo, sì, porca troia. Devi accettarlo adesso, poi magari puoi prendere. Lo devi cominciare a accettare e poi devi. Maggia Cristo, guarda. Prima lo devo accettare, poi mi vado a prendere. Sì. Io non so pure come cazzo faccio ancora a non averci bisogno degli occhiali. Sono 12 anni, porco, 12 ore al giorno minime davanti al PC. Mamma, pure tu, ma sei ancora no? Come l'MD. Calcola che c'è sta la versione, quella rifatta di Dolce Nera, che a me fa impazzire male. Ma che canzone è? Sciroppo cade in basso come sì. Beh, Dolce Nera c'era quel periodo che remixava tipo tutte le canzoni. Tutto, no, le rifaceva. Altissima. Ho volato altissimo, regà. Ascoltatevela perché ho volato altissimo. Faceva delle robe fighe lei, perché le faceva tipo rifaceva tutta la linea melodica, le faceva al piano. Sì, sì. Che poi ha fatto anche il coso. Mi sa che l'ha fatto anche con Lazza. L'hanno fatto insieme. Sì. Mi sa. Mi ha fatto volare altissimo. Bellissimo, cazzo. Anche perché, insomma... Bella e brava. Esatto, proprio questo stavo dicendo. Pippe proprio. Cioè, quindi... Ah,
Bella grande, e brava Dolce. Dolce Nera ufficialmente invitata a un talk show con Franchino. E non solo. No, all'altare, oh. All'altare, diretto, sì. Eccoci qua. Altari criminali con ospite Altari Dolce Nera. Nozze criminali. Nozze criminali. Sì, le panche un po' dure. Panche un po' dure. Il prete è un po' un pezzo di merda, voto 4. Voto 4, l'ostia secca. L'ostia la fanno. Basta scrocchiarella, l'ostia la fanno. Basta scrocchiarella. Vino buono. Voto 6 meno. Cazzo. Guarda che recensi le chiese, veramente pare ieri. Ma lo sai che taglio l'ostia di laboratorio, frate, cioè, ti giuro. Una scammata così, regà, cioè. Parrocchi criminali, oh. Sarebbe da fare meglio i ragazzini a giocare a pallone. Ma farebbe troppo ride, oh, farebbe troppo ride. Attenzione, perché è uscito il nuovo format del set. No, raga, questa è un'invenzione clamorosa. Guarda, il giorno che ta regge, sì, secondo me è una cosa che farebbe troppo ride. Troppo. Pure per il meme. Cioè, ospite il Masseo. Parrocchie criminali, ospite il Masseo, frate, cioè 3-4 milioni di visual gratis, sì. Così, ma regalati proprio, cioè nel senso, manco esce il video, cioè fanno il pre-order, premiere sul video del... Dobbiamo farlo, è una bella idea, eh. Ma guarda, ostie criminali, chiese criminali, col Masseo. E poi vai là, chiedi l'ostia. Certo, ce la prendiamo. Ostie criminali. No, non hai capito. Cioè, noi secondo certo te mi conosco. Cioè, non mi conoscono, dai. No, parrocchia, dai. Parrocchia, no, è vecchie. Cioè, è vecchie. Se te danno, dici. Poi andiamo a quella vespertina, ma se. Quella è 7 di sera, no a domenica dove c'è sta tutto il paese. Quella durante la settimana è 7 di sera, solo le vecchie. Con i rosari in mano. Arriva a Manacella. Padre nostro. Mamma mia. Se abbiamo l'ostia, se mettiamo genuflessi su quelle panche dure, che stiamo a fare. Mamma mia, sono de cemento quelle cose. Porco Dio. Okay. Alzi il Masseo, entri in una chiesa, Masseo, prendi tutto fuoco, diventi la torcia umana. Guarda, ne ho fatte di chiese, eh. Ma io lo sapevo, ho fatto quel chirichetto un periodo, da ragazzino. No, ma non a chirichetto, ma proprio da grande in realtà, perché... Sì. No, non andavo a visitarle proprio. Ah, vabbè, quello è un altro discorso. Vedere, sì, no, ci sto. Scherzi a parte... No, sono fighe, cazzo, cioè ce ne stanno delle belle, certo. Con tutto rispetto, lato religioso, però ci sono delle chiese fighissime. Quello indubbiamente, architettonico. Dai. Architettonico. Sono molto belle. Alcune sì, sono fighe. Ma porco. Belli cosi, pippi, gagliardi. No, guarda che me stanno a snicciare. Intanto io, guarda, scalma. Beghim, ora sniccio. Crino non annaffia il basilico da una settimana. Eccoci qua. Cioè, ma io c'ho veramente qua dei sub pezzi di me. Ma c'hanno tutti... Oh, ma vedi, i sub sono tutti i sub da 3 anni e più che mi snicciano, Certo. Cioè, come che... t'hanno snicciato con me la carbonara ai Houston? La carbonara con i Houston? Fazzolo, ieri ho un messaggio a Franchino su Instagram. Male. Cioè, proprio lo snitch supremo. Ma da più di una persona. Mortacci, che pezzi di merda, come faccio là a tutti. Insabbiamo poi solo motore su Melagodo Moments, la clip Zano e la carbonara. Ma ti rendi conto? Vabbè, ma solo motore è il più pezzo di merda. Solo motore, oh, solo motore è il creatore di tutti i disagi del mondo. Non si può più dire nulla nella mia stream, che vengo catturato in 4K. Posso fare il momento boomer? Prego. Perché questo è un sistema che avete creato voi. No, eccoci qua. Eccoci qua. All'epoca mia, quando ero pischiello io, questa si chiamava infamità. Questa era infamia. Ma lo è anche per noi. È la nuova scuola, che sono dei pezzi di merda, zio cane. La nuova scuola sei tu, Zano, siete voi. Eh sì, oh. Cioè, io sono del 90, oh.
Non c'erano quasi 30. Del 96, del 95, del 96, cioè. Quindi comunque è la tua generazione che ha perso questi antichi valori. De rispetto. È quella dopo. Rispetto, è, è quella dopo. È infamità. Questa è infamità, perché se tu vieni a dire una cosa del genere a Rebecca, è sei infame. Non c'entra un cazzo sta cosa, sto per di... Io mi ricordo quando ero piccolo, tipo andavo, che so, qua al mare, cose così, e c'erano i ragazzi più grandi che giocavano tipo ai gabinati. Oh, io ero piccolo, passavo muto, zitto, muto, manco li guardavo, perché sennò pam, pigne. Sempre testa bassa. Invece mo se cioè, adesso no, bullismo, sì, body shaming, se sei catcalling, se va fa un cazzo. E poi e vi acchiappate poi le infamità. Poi ringrazia per i sub, vai. Oh, grazie per i 30. Sì. Grazie per i 30, intanto sul telefono. Franchi, è morto. Franchi, tu sei uno di quelli che quando vede una bella ragazza passa e fa fantastica. Fantastica. Avrei mia... No, ma perché mi sono evoluto? Cioè, nel senso, perché sei una persona intelligente, ho però. Ho messo il chip di aggiornamento e quindi Mi sono aggiornato ai tempi ed evito di fare grigiare il sicure, però lo farei sia chiaro, cioè solo la cultura e l'autodisciplina mi vietano di farlo. Bravo. Lo faresti? Sì, a voglia. Lo fai? No. Ok. Oh, cazzo. A bella Mantovai. Ciao, a meravigliosa. A fata. E non è tanto anagrafico, è anche un discorso di latitudine, perché basta che ti sposti leggermente, cioè per esempio vai in estrema periferia in Borgata e prendi Spigolo che ha 26 anni, è del 94, 95, Ok. L'altro giorno l'ho portato a Monti a registrare un episodio dei Panini e è stato tutto il tempo: oh, la meravigliosa! Non è un discorso generazionale. Ho visto, ma nel video è passato là che stavo a mangiare la cosa. Buon appetito, buon pranzo, signore. E ha detto: signora, che mi fa grazie. Prego, signore. A Monti. Ok. L'altro giorno a Monti, esce il 3 settembre sto video. Ok. Proprio seduto. Oh, Abel, amore. Come? Spigolo, ti bevono, non hai capito? Cioè, cazzo. Spigolone. Rebecca scrive che sei l'anello di congiunzione tra il patriarcato e il 2022, Franchi. Stavo dicendo che sei l'anello di congiunzione tra l'uomo e la bestia. No. No. Mi è andata anche decentemente bene. No, è un complimento, dai, cioè. È un complimento devastante. È un gran complimento. Perché lo faresti, ma non lo fai perché ti sei aggiornato col chip. Se no, dove si compra il chip? Infatti sì. Tocca mettere la faina. Guardi cose. Guardi come si evolvono le nuove generazioni, quello che come parlano. Ma chi non lo fa, raga? Ma io veramente ai miei amici della mia età, io lo dico, è giusto che le nuove generazioni ci prendano per il culo. È giusto. Perché veramente, cioè, dite delle cose che... sono cringe. Cioè, sono cringe, effettivamente sono cringe, me ne rendo conto. È che se ne dovrebbero rendere conto tutti. Vabbè, dipende come vai aggiornato a passo coi tempi, dai. Cioè, tu non sei per niente cringe, per dire, però c'hai 44 anni, cioè, se anche tu sei in quell'età. Oh, vabbè, ho capito, sembra che me ne hai detto. Vabbè, ma c'hai quasi 20 anni più di noi. Okay. È un'altra generazione, tu sei un'altra generazione proprio, però cioè, se ti metto a parlare con te, parliamo, cioè tu sai parlare con noi, cioè tu sai parlare anche con la nuova generazione. Ha voglia che sai parlare con la nuova generazione. Ma io ho studiato per questo, oh. Io ho studiato, io mi sono messo lì, ho studiato, cazzo. Fai, sei una persona intelligente, sotto. Cazzo, perché un'altra persona... Ma una domanda, perché non fai dei corsi? Infatti sì, corsi d'aggiornamento per modernizzare i boomer. Perché regà, cioè io ci provo con chi ho intorno a spiegargli certe cose e non le capiscono proprio. Non le capiscono. Persone intelligenti, non sto parlando certo, di persone no. che hanno dei cromosomi, cioè persone senzienti.
Io provo a inserirli in determinate dinamiche di ragionamento, in determinati cubi, in determinati insiemi, non gliela fanno proprio, regà. Perché se sei abituato e sei stato cresciuto così, poi è difficile cambiare idea. E poi penso che arriva un'età o sei dove... delle larghe vedute, allora capisci che il mondo va avanti e ci sono nuove tematiche, nuove cose, oppure resti inculcato con l'idea tua, poi non... è difficile fartela cambiare. Però veramente il mondo cambia, e se tu non ti aggiorni con un minimo di curiosità, anche guardando i social, quello che dicono, come lo dicono, quello che pensano i ragazzi, eccetera eccetera, poi veramente diventi un meme. Sì, perché rimani bloccato e giustamente la gente se ne accorge, non è stupida. Cazzo, guarda che però è un discorso intelligente. Cioè, detto, secondo me metti una qualsiasi persona, non è che dico che sei vecchio, perché non sei vecchio. Semplicemente, se metti una persona della tua età a fare quello che fai tu, secondo me non sarebbe in grado e non renderebbe allo stesso modo. Questo dico. Sei vecchio, mi puzza, tipo, non so. Sei vecchio, è perché ho paura che me ne attira una bomba in bocca, capito? Quindi devo un attimo sviare. No, dai, 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 però no, a parte scherzi. Non sei vecchio, ma... Non sei vecchio, ma sei avanzato, dai, in confronto alla nostra giovane. Ma però, tu all'età nostra, per dire, cioè, facevi già questo pensiero e ragionavi come noi... No, fermi tutti. Oh. La mia generazione, all'età vostra, erano degli encefalitici. Ok. Cioè, questa è una curiosità. Proprio generazioni stupide. No, non credo di aver detto nulla di banabile. Perché no, ma va, ma che no, ma non ti preoccupare, ma ci mancherebbe. No, termini scientifici. Ma probabilmente lo sai perché. Scientifico. Cioè, probabilmente perché semplicemente non ci stanno i mezzi di informazione che ci stanno oggi, eh. Cioè, se ci pensi, adesso ti basta un telefono per informarti su quello che vuoi. Sicuramente. Però la mia generazione era molto più scaltra e maliziosa, mettila così. Mm-hmm. Diciamo, comunque più vivendo più per strada, come si fanno le cose, eccetera. Che però non è neanche poi un'attitudine, un atteggiamento che vale più, perché lo stesso modus operandi, lo stesso modo comportamentale, lo stesso modo di approcciare la vita che era 20-30 anni fa... Oggi non funziona più. No, non funziona. Ma non funziona proprio perché sono cambiati i processi. In più, quindi, questo metodo non funziona più. E sei anacronistico totalmente proprio in come ti muovi, in come agisci, anche nella tua malizia e nella tua scaltrezza, che ti pensi che sei furbo, invece sei un coglione perché la roba è cambiata. Certo. Quindi, relazionandoti come... pensavi di essere furbo 30 anni fa, non vale più quel sistema. Ma non solo, poi quello, in più eravamo, quindi c'era mancanza di informazione eccetera, stupidi. Ma infatti si vede poi nel cambio generazionale. La pecca più grande è proprio che le generazioni sempre più vecchie dicono che quelle più giovani sono stupide, invece molto spesso è l'esatto contrario. Prima di tutto perché poi si generalizza e si generalizza. Vabbè, troppo. Se generalizza troppo su questo discorso, i ragazzini, eh. Mo in realtà sono una cifra svegli. Però esatto, è l'esatto contrario. Sono sempre i vecchi che si credono furbi e non lo sono, mentre i giovani hanno molti più strumenti e molta più informazione, ma soprattutto sono aggiornati coi tempi. Mo, non so, io non ho esempi da farvi concreti, però per esempio, allora, anni 90, senza telecamere, senza telefonini, senza niente, tu mi fai rodere il culo per strada e io, boom, te do un pizzone e dimostro la mia affermazione con un pizzone che ti do. Okay. L'educazione in quella maniera. Okay, perfetto. Questa cosa, se tu la fai oggi... denunciano in 3 secondi e sei un coglione, anzi, cioè, hai fatto arrivare le mani dove non arrivano le parole e tante altre cose. Certo. Cioè, il mondo si evolve radicalmente, drasticamente, e il problema è che poi, tra l'altro, passano gli anni velocemente, quindi sono passati, io ho 44 anni, da quando ero ragazzino io, pischello io, sono passati 25 anni. 25 anni! Esatto, è l'età nostra! Non si rendono conto di questo lasso di tempo enorme che è passato, ma voi lo sapete che cazzo di roba è successa 25 anni fa? Già che noi magari parliamo di roba del 2000-2010, che per noi... ieri, sì. È lontana nel passato. E secondo te 10 anni minimo. E secondo te meglio, cioè, capito, meglio i tempi che dici tu, dove pizzone fai valere chi sei, oppure adesso dove comunque
Cioè, tipo, ti dico il mio punto di vista. Cioè, tipo, il mio punto di vista è che ormai, veramente, cioè, io credo che chi arriva alle mani, o chi deve dimostrare la superiorità con le mani, cioè, sia rimasto una scimmia. Questo è il mio pensiero attuale. Guarda, considerando che comunque ogni giorno vediamo poi un morto per accoltellamento davanti ai riss delle discoteche. Sì, letale. Sia proprio ora di andare avanti, infatti, sotto questo punto di vista. Invece ancora vige la guattanza in strada. Esatto. E non è proprio pensabile una cosa del genere. No, non lo è, non lo è, no, sono d'accordo con te. Anche perché ci sono tutti gli strumenti per comunque capire che bisogna andare avanti. Al tempo magari appunto era difficile capirlo, perché se vivevi in un determinato nucleo, quella la bolla che c'è, poi avere informazioni, e se girano sempre le stesse cose non è che te puoi aggiornare. Mo ci stanno tutti i mezzi possibili per capire che se può andare avanti in altri modi, insomma. Ma non li aprono sti mezzi? Sì, no, infatti... Non lo apre YouTube, guarda poco, sui social non ci stanno, si chiudono nelle loro famiglie del cazzo, con la moglie che sta a casa, i figli, il patriarcato, loro che vanno a lavorare, e fanno una vita di merda. Poi lo vedi, il marito che non vuole tornare a casa perché la moglie caga il cazzo, e lei in cucina che si imbottisce psicofarmaci, crede che... quelli i nuclei familiari medi di quelli della mia età. Ma infatti oggi... questa cosa poi del Covid, che la gente è dovuta tutta tornare a casa e ha dovuto cominciare a convivere, a parlare con la moglie, col figlio, stanno tutti impazziti, sbroccati. È perché poi lì ti sei dovuto... Quante coppie sono andate a puttane durante il Covid? Infinite. Non so se c'è stato un dato, quello non ha mai documentato. Un boom di divorzi. Di divorzi. No. Robe dei omicidi a casa. Impazziti. Franchino, porco due, a parlare nelle scuole, lo vogliamo. Gioia, grazie, grazie. Altro che. Ma lo sai qual è il discorso, però? Che nelle scuole c'è sempre... A comandare c'è sempre una generazione di troppo che non ci capisce un cazzo. Sì. Che bravo, cos'è questo qua? È un discorso che ho affrontato mille volte con i ragazzi in chat. Cioè non c'è poi questa scuola, una dei 60 anni che insegna a quello dei 10. C'è troppo di stato. No. Cioè, io ho beccato anche degli insegnanti in realtà tipo all'avanguardia, però sono rari. Cioè, sono proprio rari. Pure quello di 40 anni o quella di 40 anni comunque si deve aggiornare. Certo. Ma è che a un certo punto, regà, ma poi lo vedrete voi sulla vostra pelle. Certo. Io intellettualmente con me stesso non sapete quanto ho combattuto per ottenere questa cosa. Perdi proprio il contatto. Cioè, a un certo punto arrivi a un'età che perdi il contatto con la realtà. Tu sei convinto che cioè la tua sia realtà, ma non è più così, perché tu sei rimasto stuccato a 20 anni prima, il mondo è andato avanti e tu hai perso completamente il contatto alla realtà. E quindi poi è da lì che ci stanno tutti i discorsi dei classici vecchi, i giovani sbandati, questa cosa proprio non la capisco, questo come fa i soldi su Twitch proprio non la capisco, ma questo che fa per fare i soldi? Perché purtroppo non si mettono... Sono rimasti a 30 anni prima. Sono rimasti a 20-30 anni prima, hanno perso completamente il contatto con la realtà. E poi tutte le persone non si mettono, non riescono a mettersi in discussione. Non riescono. Chi è che dice, so stupido? Quella è questione di ego. Avece un pensiero critico, in realtà è sintomo di grande intelligenza, perché la persona stupida non si mette in discussione. Sta lì e dice io sono meglio, fine. Vero, non è che dice. Perché sono meglio, pipi. Sì, orgoglio, ego. Poi c'è, mi dicono dalla chat una roba anche intelligente, che dicono c'è anche chi è giovane, ma è mentalmente no. In quel caso io do la colpa ai genitori. Raga, certo è pieno e lì c'è l'educazione, i genitori, ma io abito entro le case popolari del Tufello in Borgata, raga, devo fare l'esempio comunque nella mia scala. Certo. Non nel quartiere, nella mia scala. Quante famiglie ci sono che sta un brutto rapporto tra il genitore e il figlio, stanno sempre a strillare, dicono cose assurde, cioè proprio che infatti poi i figli come possono crescere? È normale. Del mondo. Ma ognuno di noi, io penso che cioè proprio l'essere umano ha una percezione, noi abbiamo una percezione sbagliata di quello che diciamo, di quello che pensiamo e di come parliamo.
Ok, quello che la nostra percezione di noi stessi è completamente errata, è sbagliata, è fasulla. Io magari ho una voce, già la voce, il tono della voce, no? Cioè, questo è un esempio lampante e palpabile. Da come noi la sentiamo dentro è di diverso. Noi, la sento all'esterno è diverso. Questo qua vale per tutto. Vale nei pensieri, vale da quello che ci esce dalla bocca e vale come ci comportiamo. Allora ci sta sempre quello che si lamenta, io non c'ho amici, non capisco perché. Perché stai sul cazzo a tutti. No, però è vero, è così. Il problema è che chi è che si dice, cioè, sono un coglione, è per questo che non sono una persona piacevole, non sono una persona poche con la quale la gente vuole stare con me. Ecco perché non c'ho gente intorno. Non perché gli altri sono stronzi, perché ma io sono una persona gradevole? Sì, no. No, certo. Perché? Però perché noi invece abbiamo una percezione sbagliata di noi stessi. Quindi noi pensiamo di essere belli, fighi, simpatici, gradevoli. Invece, cioè, noi crediamo di io sono simpatico, invece no, sono un dito un culo. Però è pure, cioè, pure da dire che secondo me è anche sbagliato magari adattarsi a una persona che non sei per piacere. A quel punto, no, certo, vero. Assolutamente no, quella è la cosa più sbagliata. Però sicuramente rendersi conto che si è un dito in culo invece che simpatici potrebbe essere un passaggio importante nella propria vita. Certo, poi magari continui ad essere un dito in culo, però almeno lo fai con consapevolezza di te stesso e sei cosciente di te. Poi trovi magari trovi altri diti in culo, vi trovate bene insieme. Esattamente. Fate un bel club di diti in culo. Di filarvi diti in culo uno con l'altro. È bellissimo. Il Masseo mi sa che è un fan di questo club. No, noi siamo tutti un po' un diti in culo, chi più chi meno, eh. Ah, vabbè, normale, sì. Cioè, noi abbiamo le nostre cose. Io mi reputo un dito in culo, ma perché mi piace proprio. Il fatto è che sai qual è il discorso? Allora, i diti in culo dipende, ci sono due tipi di diti in culo. Due. Allora, i diti in culo che lo sono sempre o i diti in culo che lo sono nei momenti giusti. Cioè io a te, cioè ti reputo una persona che mette il dito nel culo però al momento giusto. Cioè quando c'è qualcosa per cui rompere il cazzo lo rompi, ma è giusto che sia così. Capito che te voglio dire? Sì. È onesta come cosa, ma è vero, ragazzi. Cioè, c'è chi invece rompe il cazzo per qualsiasi cosa che tu dici, oh, porco Dio. Invece, chi. Ma quelli proprio i cagazzi, quelli proprio persone via da accantonare. Che se deve accollare per ogni singola cosa. Oddio. Poi magari mi piace il dito in culo, quindi lo ingioio. Quindi magari potresti rompere pure un po' di più il cazzo. Cioè. Va bene. Vedi, faccio, quello è un altro esempio, no? Che s'accolla, che. Però chi lo dice? Io dico agli amici miei fanno ancora le battute Cristian De Sica e Massimo Bordi, mi guarda, non fa ridere. Qualcuno te lo deve dirsi, non fa ridere. Volevo aprire il discorso più Amedeo di quello che avevo fatto io. Qual è? Io ho fatto un discorso su più Amedeo, cioè. La degenerazione dell'intelletto umano. Sì, io sono andato. Io ho fatto un discorso, fratello, in stream su più Amedeo. Gli ho sputato una merda addosso. Ma cioè, per me è meritata. Che poi io in chat. Cioè, c'è anche gente che fa, dice: no, ma sono dei geni. Io ho fatto, porco Dio, mi voglio cavare gli occhi. Dei geni, porco Dio, dei geni. Come cazzo fai a dire una cosa del genere? Cioè, come fai? Come cazzo fai a dire una cosa del genere? Cioè, non sai che cozzalone. Che Cozzano non segno, ma è un'ironia differente. Lui lo dice: non sapete quanto ho studiato per fare l'ignorante. Certo, è vero, è vero. Invece, Pio e Medeo non sono dei geni, sono dei beceri, che è un'altra cosa. Un'altra un'altra unità. Questo sì. Ecco. No, io non l'ho mai capiti. Emigratis faceva morire da ridere, siamo onesti. Anche quella roba là non l'ho mai capito. Cioè, andare a scrocco è una cosa che mi fastidisce. Vabbè, ma allora. Fondo del cuore, vedere la gente che scrocca, usa la propria fama per scroccare. Allora, facciamo un'analisi del testo del messaggio che ha letto Zano. Allora, mo ti dico, ti spiego. Pio e Amedeo li mettiamo in questo cerchio. Pio e Amedeo che fanno? Fanno lo stereotipo italiano all'estero o con la gente famosa o quello che tutti gli italiani dicono: oh, mamma mia, io prenderei quello Rolex al tizio oppure quella roba là.
fanno questo concetto qui, lo portano in Italia, loro lo faranno, loro lo fanno per show, ok? Loro lo fanno per show. Il problema qual è? Il problema nasce nel momento in cui questo show alimenta una mentalità da Montolivo. Sì, capito? Che è, esatto, quella mentalità da scimmione italiano medio che fa voglio prendere anch'io quella roba lì. E il discorso è che poi, cioè, portando questo tipo di comicità, tu dai una motivazione alle persone che sono realmente così, cioè di esserlo, capito? Cioè loro vedono Pio Amedeo e fanno, ah, vedi? Allora pure io so così, cioè, capito? Allora non sono da solo. Allora posso farlo quando voglio. Non sono matto. Non sono matto. E quindi di conseguenza che fai? Amplifichi questo tipo di mentalità che fa, che, cioè, che è una merda, porco Dio, una mentalità da due head. Che se volete due avere se, cioè, se volete essere così, ragazzi, cioè, porco due. Non lo so. La maggior parte delle persone è comunque così e quindi loro tirano fuori quel lato cercando di accomunare tutte più persone possibili e fare quanto certo forti. Ecco. E allora Gomorra non era arte, cioè che cosa cazzo stai paragonando, cioè ti rendi conto di cosa stai paragonando con cioè non lo so, vuoi paragonarci romanzo criminale paragonato a Pio Amedeo, vuoi paragonare? Per dire, no, sta dicendo che Pio Amedeo sono arte? Sì, è evidente, cioè il messaggio che passa poi è quello, sì. Cioè scusa, non puoi paragonare delle robe del genere, ma che cazzo c'entra? È come dico, mazza, oggi veramente bella giornata, c'ho il cazzo duro. No, perché memory del discorso fatto poc'anzi, cioè sta secondo me da distinguere appunto quello che non si capisce. E allora è un discorso tuo, cioè io non sto capendo quel contenuto, però ci sta, posso capirlo, posso non capirlo, può piacermi, non può piacermi. E invece ci sta quello che invece si capisce ed è una merda. Certo. Pio Amedeo si capisce cosa stanno facendo ed è un contenuto di merda, regà, cioè oggettivo. È un contenuto di merda, poi allora, se vai col presupposto mentale, no? Consapevole del fatto che stai per andare a vedere una stronzata e vuoi ridere su quella stronzata. Sì, che vai tappare il cervello. Dici, vuoi tappo il cervello. Un po' come me vedevo i film di De Sica al tempo. Certo, dici, sto per andare a vedere una stronzata, stai lì con la bava alla bocca e dici, sti esatto, cazzi. Tappi il cervello e li guardo, ok, vabbè, ci sta come ragionamento. Però il problema è che questo ragionamento magari lo fa una persona intelligente. Pensate davvero di vivere in un mondo dove tutte le persone sono intelligenti? Purtroppo no. No, purtroppo no. Io sono per l'abolizione del suffragio universale da tempo ormai. Beh, fa abbastanza ridere il fatto che ci sono delle persone che hanno gli stessi diritti di altre, ma nel senso del voto ovviamente, sul fatto che, no, sembrava brutta detta così, infatti chiedo scusa, e sul fatto del voto. Cioè, non è possibile che il mio voto vale quanto il voto di uno che non sa fa uno più uno. Ma non perché, poverino, è stupido, c'ha dei problemi. Ma sul fatto che proprio non si vuole applicare, deve fare cose stupide, cose strane, non c'ha senso. È abbastanza... cioè, ok, diciamo, è giusto che si prenda in considerazione anche l'idea di chi è un po', magari un pochino più sfortunato... E se stesse pure fin troppo delicato, forse. No, beh, è vero, però. Però, insomma. No, ho spiegato all'inizio un po' male, chiedo scusa. Sto un po' in coma da pizza. Sì, un po' in coma. Sto un po' in boccheggiamento. Guarda, Tena, porco pizza. Due, Tena che mi si è messa dove si metteva quando era piccola, solo che adesso è il multiplo. Dove me metto io le gambe? Sono lungo, piccina, lasciala in pace. Sta a dormire. 40 kg di cane. Sta a dormire col condizionatore, sta una crema. Tampone positivo, amo. Purtroppo ancora. Ancora positivo, è ridicola sta cosa. Non credo, diapomo, dai. È veramente è diventata ridicola, za. Che cosa, scusami? La cosa del tampone tuo che non riesce a negativa. Fratello, cioè, ti giuro, boh. Positivo, okay, questo boh. Era il decimo giorno? Undicesimo. Andiamo verso le due settimane. Madonna.
Una rottura di cazzo clamorosa, fratello. Cioè, che io poi sto bene da una settimana. Sì, ma conta il... Cioè... Ma no, ma è scusa, più, perché noi abbiamo tipo girato il 6. Noi abbiamo il girato... 7. Che era un giovedì. Era giovedì 7. E io l'8 ho fatto il tampone, ma ero già positivo dal 7, però non stavo male. Vabbè, però appunto, allora so di più. Cioè, mi sa che sono già due settimane, probabilmente. Quasi due settimane, sì. 14 giorni. Che palle. Che palle. Raga, veramente uno stress. Cioè, più che altro, vabbè, tanto dicevo, la mia vita non è che cambia più di tanto, è sempre dentro casa sto. Ma che sella, Sabi. Però che palle. Tre vaccini, cioè, e tre Covid hai preso, sei un... Madonna, adesso sei un Highlander, sei tipo... Boh. Sei di Capri. Sei Iron Man, sì, adesso. Che cazzo. Io non ho mai preso. Vabbè che ne esco mai, per carità di Dio, però... Manco te faccio... però c'è, cioè, un giorno più un Vito, 7 posti, ve passo a prendere a tutti quanti e andiamo. No, mo non esco perché fa caldo, io odio il caldo, non ce la faccio proprio, mi sono imposti con l'aria condizionata. Ah, va bene, allora. Vito con l'aria condizionata, sali sul Vito. Va, perfetto. Allora, De Cristo, se può fa. No, io fino all'inizio d'estate uscivo tutti i giorni. Stavo, cioè, almeno una passeggiata al giorno, ma andava a fare, ma appena cominciava che... a fare troppo caldo. Ancora, no? Che ve fate sti tamponi. Eccoci qui. Vabbè. Eccoci qua. Frate, se attacco il Covid a mia nonna di 93 anni, poi... Dai, dipende che vita fai. Dipende che vita fai, dipende chi vedi, dai, porco io, Dio. Per esempio, il tampone non me lo sono fatto, ma praticamente non ho visto nessuno in questi 10 giorni da quando il buon Zano ha deciso di attaccarmelo anche a me. E soprattutto non ho nonne di 90 anni. Cazzo, dai. Tanto conto, sì. Raga. La spesa con l'FFP2, pace all'anima di tutti. Però, insomma, in teoria, un tamponcino, se pensi di avercelo, ma proprio per non attaccarlo all'altri. Tutto qua. Sei pure forma di tirano appresso, tanto. Educazione, sì, civica. Un minimo di etica, regà, un minimo, cazzo. Che di etica e di rispetto pure per il prossimo, Che c'ha? Minimo, cioè, stiamo a parlare dell'ABC, proprio. Manca di che bisogna fare che sacrificio, insomma. Ma poi a me mezzo mi piace fammi i tamponi. Ah sì? Che senso? Ormai ci ho preso gusto, non lo so, io mi ricordo al tempo. Basta che ti cominci a far culo. I primi... Fino a che non mi fanno strusciare il tampone sull'ano non lo faccio. Allora, io adesso tipo io ti dico... No, io preferirei... guarda subito come difende la cosa. Io preferirei un molecolare in culo piuttosto che un molecolare nel naso. Mi dispiace, lo dico, ragazzi, è così. Per me non lo sentiresti niente di sta roba. Ma non lo sentiresti il molecolare in culo, sì. Quello nel naso da arrivare al cervello è talmente tanto piccolo, cioè fate dei stronzi così. Cioè, ma ti pare che senti? No, non ci... Ma non ci perdere proprio tempo, tanto la visita alla prostata arriva per tutto. Allora. Mamma mia, voglio morire. Poi ci dovranno infilare il dito in culo. Voglio morire, non me lo ricordando, non voglio sapere niente. Tutti, regà. No, ragazzi. Io sono andato fatta, sì, con una donna e dopo ti dico, mi sono pure fumato una sigaretta. Sor Franchino, ragazzi, Sor Franchino. Vabbè, è stato... ecco perché ti è rimasta. Pensa se t'ava un bello uomo così, ma dì, metti porco due pensa se t'ava Johnny Crick che c'ha una mano, porco zio. Cioè, c'è un amico nostro, c'ha una mano, cioè il dito è questo, c'ha il dito di un ascoltate, regà, cioè il trucco è proprio andare a pagamento in visita privata da un'androloga donna, possibilmente, insomma, fregna. E dici, cioè, apri dottori.it, da cerchi una carina, dottori.it, fai fare una visita andrologica, diciamo, sì, generale, no, che poi è quello che ho fatto io, e in un certo punto mio, non ero andato lì per la prostata, però a un certo punto lei mi ha detto, vabbè, ci siamo. Si va in scena www.dottori.it, che però non c'è più quel sito, l'hanno cambiato, ma è pure arrivata la mail, l'hanno mergiato con un altro sito di medico, comunque forse ti ridirezionano. Ok, vabbè, e scegli l'androloga carina, la paghi la visita, ovviamente, che quindi costa, certo, perché va in visita privata, vabbè, però dai, e poi preghi, vabbè, a noi ci manca ancora tempo, dai, ci manca ancora tempo. A 40 anni e dito in culo, è proprio, ma è così, è proprio per tic e tio, tic tic tic. Ci posso sta buono così, ragazzi, manca ancora tanto.
www.dottoressesexy.it via. Via, andato. No, io ho proprio la fobia, perché da ragazzino ogni volta che misuravano la febbre mi mettevano il... Madonna. Il termometro in culo. Vabbè, però ammazza che infanzia di merda che ti hanno fatto questo. Capito, io sono traumatizzato da sta cosa. Scella, no? No, dal culo, perché si misura meglio, mi dicevano. Ma lo ricordo ancora. Ma chi mio padre, chi me lo diceva? Tu sei passata a tua madre. Mica me lo diceva il vecchio col furgone Free Candies. Allora era un problema, lo diceva mia madre, mi fido. Cazzo, sono finito. Che cazzo. Mi ha scammato grandissimamente proprio. E quindi per anni così è andata male. Allora, infatti io non questa roba non ne voglio sapere niente, proprio ho i sudori freddi io. Me cago proprio sotto. Quindi né per scherzo né per burla. Niente sega condito in culo, quindi No, no, no. Tu ma sei? Tu che sei aperto a tutto, sega condito in culo? Guarda, la prima volta me lo son fatto mettere un dito in culo, Com'è? Lui gradisce. È strano. Cioè la sega con il dito in culo è strano? Non hai gradito? Non ho gradito soprattutto l'uscita del dito. L'uscita? Chi gli ha lasciato, ricordi? Gli ha lasciato il souvenir. Gli ha lasciato il tosio così. Souvenir. No, no, l'uscita proprio è una sensazione strana. Dici, poi ti manca qualcosa? No, non ti manca qualcosa. Ok, ok. Non ti manca proprio. È una strana sensazione, ragazzi. Però è da provare, da capire, magari a uno piace. Ma infatti per quello chiedevo, perché tu sei una persona apertissima a tutto, ero sicuro che in un modo o nell'altro l'avresti provata. La cosa che non sono aperto è il cazzo nel culo e il cazzo in bocca. E il cazzo in mano. Ci sta. Basta. Manco se è il mio. Cazzo nelle ascelle, sì, quindi. Cazzo nelle ascelle. Ma manco se è il mio, cioè s'allineano i pianeti. Manco se è il mio. Ok, già possiamo ragionare qui comunque. Già si ragiona, ragazzi. Ho 23 anni, obiettivo, morì a 39. La vita mia. Te ne esamino la prostata. No, non ne voglio sapere niente. 39 anni, come non vuoi morirci? Dici? Là è pieno della vita, è pieno della coscienza. È pieno. Dipende come grazie, Jay. Quello sì. Ritorniamo al discorso. Io fino a mo ma sto a vivere merda a 27, sto tutto sotto un treno da quando ce n'ho 15. E infatti, Franchi, cioè, scusa, pure tu a 26 anni ti sentivi tipo de sta a morire e diventa vecchio? Ma che sei matto? Io a 26 anni mi dovevi facevi il fuoco. Eri in treno. Bravo. Mamma mia, io la vedo brutta per noi, Noi siamo morti da almeno una decina d'anni, Io c'ho, da quando ho 20 anni che mi devono raccogliere. Manna, ti prego, mannamela, sì. Ti prego, mandami una foto, ti prego, così non te. Così vedi. Vabbè, ma te sei un uomo di palestra, un uomo che si muove. Noi siamo tutti così, tutti gremlins. Sto spam del dateci Zaniolo, non mi piace. Dacci Zaniolo, non mi piace proprio. Ho già fatto la prediction elicottero con Dybala e Zaniolo rinnovato. Non vola, non se lascia. Mi dispiace. Fammi vedere il Franchino a 26. Sempre domani, Zaniolo, pronte visite mediche a Torino. Ma porco due, ma eri uguale. Ma i capelli sono i tua? Sì. E che è successo poi? Ho cascheato. Eccola. Eccola là. Porco ma due. Ma che la mando al Fazzone, la mando. Manda questa foto, sono curioso. Bellissimo il Franchino a 26, cazzo. No, non c'entra un cazzo il Covid, che ha voglia di vive mia. La posso far vedere in stream? La posso far vedere in stream? Voglio. Allora ve la faccio vedere. Stavo faccio... impicciato come poche cose al mondo. Guarda. Madonna. Ma sei un po' d'asso mia, È vero. Ci azzecchiamo. Ma no, stavi allucinato. Quelle non erano non erano droghe, ragazzi. Ci discostiamo dalle droghe. Non erano droghe sicuramente. Era alcol. Ok, vedi. Stavo allucinato in Sud America lì. No, in Costa Rica stavo lì. Madonna. Chissà te. Bellissimo. Lapo. Noi abbiamo sbagliato una cosa nella vita. Gli orari. Gli orari. Però hanno distrutto il metabolismo, le stronzate, tutto. Gli orari. Sono anni che vivemo a svegliarsi al pomeriggio, a sta svegli tutta la notte. Gli orari veramente letali, raga. Mamma mia.
Sì, è vero, concordo. Cioè, proprio così, non è una giusta analisi, o è proprio una verità. No, no, è proprio così. Io mi sono accorto proprio, c'era un periodo che andavo a dormire alle 3 di pomeriggio e mi svegliavo alle 10 di sera, tipo. Sono durato un mese, poi l'ho dovuto addrizzare per forza, perché sennò penso morivo. Ma va in depressione, Sì, sì, quando, ma quando sono così, quando sono così grevi, vai proprio in depressione, cioè te ne accorgi, sei proprio giù, ma proprio mentalmente. Io stavo sotto un treno. Assolutamente. Ma cioè, ci sta che te fai la nottata una volta ogni tanto. Cioè, noi da quando c'abbiamo 16 anni, tipo, che viviamo così. Ma perché come orari di streaming... ma è infame. Ti conviene? Dopo la notte. Allora, guarda, io ti tipo per dirti, in realtà manco troppo. Guarda, che io streamando sti giorni che mi sono dovuto adattare perché mi svegliavo fin troppo presto, quindi arrivava la sera non ci arrivavo. Cioè, allora, la stream serale come funziona? La stream serale è alle 21 sta in botta, sia di numericamente ovviamente che tu, però poi va sempre più a calare anche numericamente. No, mettere una stream mattutina, anche attaccata alle 11 di mattina, per dire. E tu parti che comunque, cioè alla fine gran parte dei ragazzi alle 11 di mattina sono già svegli, quindi comunque parti con un bel numero già di persone che ci sono, e poi comunque andando verso il pomeriggio i numeri salgono anche, quindi effettivamente manco ci conviene. Però si parla d'estate, perché se metti in mezzo l'inverno i ragazzi stanno a scuola, quindi sì, d'inverno la sera conviene. E con la notte compresa. In realtà la cosa perfetta sarebbe il pomeriggio, che... Dalle 18 a l'una di notte, poi a dormire. Sì, no, tanto sì. Dopo l'una non è che fai più sub o cose. No, dopo l'una stai cazzarando, però ogni tanto... letteralmente cazzarando in stream. Sub qualche ragazzo c'è sempre, però sì, cazzeggi in stream quando... Siamo la salvezza di chi lavora di notte. Chi lavora di notte ci benedice, perché ovviamente facciamo compagnia, eccetera. Anche chi ha gli orari come i nostri, perché poi ci sono un sacco di ragazzi che in realtà hanno gli orari come i nostri, perché anche io prima... Guardie giurate e sex worker. Anche io prima comunque di fare sto lavoro, cioè io, i miei orari erano comunque questi. Magari, c'ho padre visto di notte io. No, vabbè, ma streamia sagra da sarciscia, mo perché c'è sta ragazza mia, se no... Così, almeno quello 0,01% di donne. Cazzo simulator la mia stream. Vabbè, ma io stream è un po' di tutti. Canedo, non era stream. Vabbè, dai, capirai, porco due. La macelleria. Vabbè, raga, comunque, a proposito di orario, io ho la sveglia alle 6.30 perché devo andare a fare una lezione privata di pugilato domani mattina alle 8.30 dall'altra parte di Roma. Oh, Franchi, grazie. Buona mezza. Io vi saluterei. Oh, grazie Franchi per essere passato. Grazie a voi, è stato un piacerissimo conoscere Fazione e anche il Masseo. Pronti qui, a settembre se vediamo. Non scappo. Conta. Non è tu. Ti aspetto qua, quando vuoi. Quando vuoi, pure, quando vuoi Franchi, quando vuoi in bocca, che comunque vedi situazioni easy, tanto se stai in chat poi in caso free. Adesso mo, vabbè, domani, dopodomani sarà difficile, poi appunto giovedì vorrei partire. Parti, vatti a riposare, dai, tu meriti. A riposare, credo proprio si rivedremo proprio i primi di settembre. Dai, Franchi. Infatti ci stiamo a come saluto, dai, sta live. Ci sta, allora, infatti. Bella grazie Franchi, buonanotte. Bello Franchi. Ciao Franchi, un bacione. Grazie mille. Ciao Franchi. Ciao bello mio.